Continuiamo a occuparci dei tafferugli avvenuti nel post partita di Alma Juventus Fano San Benedettese. Questa volta a scendere in campo è il sindacato di polizia che condanna gli episodi avvenuti fuori dallo stadio Mancini domenica scorsa e si è recato a Roma per chiedere la chiusura dell'impianto sportivo perché è ritenuto non più idoneo per ospitare partite di calcio. Noi abbiamo al telefono Marco Lanzi del SIULP. Buonasera Lanzi. Buonasera, buonasera a tutti. Beh, Allora, cosa è accaduto a Roma? noi siamo andati a Roma dopo quello che è successo domenica scorsa durante la partita del Fano contro la Sebrentese, dove partiamo dal principale fatto. Ci sono stati sì dei tafferugli, ma soprattutto ci sono state delle persone ferite. Sono stati feriti quattro poliziotti, tra i quali un funzionario, e anche dei cittadini. Questi sono fatti gravissimi che non devono ripetersi per una partita di calcio. Una partita che poi non è stata sottovalutata dalle forze di polizia, perché erano presenti ben 80 fra poliziotti e carabinieri, e per una partita di questo livello, che non è una partita di Serie A, sono tantissimi. Però purtroppo lo stadio di Fano è costruito in mezzo alle case, circondato dalle case, non ci sono parcheggi per far sì che quando arriva una tifoseria importante come quella del San Benedettese, sono arrivati ben 550 tifosi, tutti con le macchine. È quasi impossibile da gestire in sicurezza per i poliziotti e per i cittadini un evento del genere. Quindi noi siamo andati a Roma a denunciare il fatto che la città di Fano non ha uno stadio idoneo da questo punto di vista. Va fatto qualcosa, qualcosa deve essere cambiato dal punto di vista strutturale. Per fare un piccolo esempio, un esempio stupido ma è molto significativo, non esiste assolutamente nessun cartello, nessuna segnaletica che indichi dove è lo stadio e indichi per esempio ai tifosi che arrivano per una partita del genere in gran numero con le macchine dove poter andare a parcheggiare le macchine. Se poi loro parcheggiano le macchine, i tifosi ospiti, vicino alla tifoseria dei tifosi locali, chiaramente basta qualche stupido, qualche matto, qualche delinquente perché si verificano queste cose e purtroppo delle persone vengono ferite.